Ricordiamo che sono 12 giri su un circuito di 4.000 metri. È veramente un siluro sull'acqua, Dino Zampelli della Motonautica Parmense, sta veramente in comando davanti all'altro pilota Parmense, ma della mina di Como, si tratta di Gianni Manici, virata a monte, per i due piloti in sesta posizione per Paolo Zampelli, ed è il primo della categoria Racer Romanello Balocchi. Il pilota della posizione Motonautica Stadio di Rocca Bianca, vediamo che è riuscito a mettersi alle spalle anche Milena Tudor della gara, ed ecco il primo scafo della S850. Si tratta del numero 79 Gabriele Martinelli, seconda posizione Giovanni Fusillo e terzo il portacolori della Motonautica Associazione Cremona Paolo Gregori. Lo scafo 13 motore Mercury del pilota Parmense, quarto il pilota dell'Associazione Carrozzieri Borgoforte Giorgio Lucchini. Mentre Milena Clerici è riuscita a superare Romanello Balocchi. Ed ecco qua il pilota Parmense, facendo 4 punti della classe Racer 2000. Balocchi, primo saltamento nella classe Racer 2000. Seconda posizione per quanto concerne la Racer 2000 per Paolo Ferrari. Ormai ha creato un vuoto, notevole distacco su Gianni Manici, è in seconda posizione, virata a monte per Dino Zampelli. Ecco il numero 2 Gianni Manici, lo scappo da motore Mercury in seconda posizione. Ed ecco sfrecciare anche Paolo Zampelli in terza posizione. Eccola qua Milena Clerici, prossima al doppiaggio dei piloti Martinelli e Fusillo. Virata a monte per Milena Clerici, ha già doppiato Fusillo ed ora si appresta anche a doppiare il pilota Martinelli, che comunque è saldamente al comando nella classe S850. Incredibile, ecco qua ancora Dino Zampelli, velocissimo con il suo Clerici. Pilota Paolo Ferrari, ecco Gianni Manici, secondo nella posizione. Attendiamo il passaggio anche di Paolo Zampelli, che occupa la terza posizione per quanto concerne la O3000. Ecco qua ed ecco il primo di categoria della classe Racer Romanello Balocchi con il suo scafo Clerici BMW. Mentre il pilota Paolo Gregori
classica che contiene prima dei nostri con lo scatto numero 153, sempre in terza posizione nella classe S250 di Tiberta Fatto Colorista. Con il numero 25.